Questo è esattamente quello che oggi dovremmo fare, essere capaci di avere una visione più limpida, potremmo dire più onesta di noi stessi, di pesare le nostre parole, ma di pesarle non rispetto ai guai che possiamo in qualche modo ricevere quando diciamo la verità, no. Pesare significa vagliarla e quando parliamo non parlare colmi di odio e di vendetta nel cuore, perché neanche quello significa cercare la verità. Parlare significa volere il bene del fratello, che può essere il marito, la moglie, i figli, le persone più care, le persone meno care. Quando si parla, la parola è pesante, può fare tanto bene e può fare tanto male, ma soprattutto l'intenzione, l'amore, che solo il Signore, la sintonia con Lui ci può dare, dà quella parola, quella forza, quella potenza capace veramente di cambiare il mondo. Non la sete di vendetta, addirittura talvolta la sete di potere, perché si indica agli altri quello che noi probabilmente vorremmo vivere e forse ancora non possiamo. No? Allora essere capaci questa giornata, in questo giorno, in modo particolare, di vivere nella onestà, prima di tutto con noi stessi e poi con il mondo intero. Io credo che il Signore, il suo Spirito Santo, ci dà la possibilità, se nella preghiera, come hanno fatto tutti i santi, Padre Pio, un uomo che non ha avuto riguardi, fra virgolette, nel senso che non si è intimorito, come tutti gli uomini di Dio, non si è intimorito dinanzi agli uomini illustri che pure venivano a trovarlo, che ha detto la verità con molta semplicità ma anche umiltà. Mi auguro che ciascuno di noi possa vivere nello stesso stile.